Ciao ragazze, come avete visto dal titolo, questo sarà un video tag. Il video tag è se i miei trucchi scomparissero. Sarà un video tag in collaborazione con Trucchino 100. Ciao Vale, ti mando un bacio grandissimo. E vi lascerò ovviamente nell'info box il link del suo canale, quindi andate assolutamente a vedere un pochino i suoi video perché è una ragazza veramente carinissima, alla mano, semplice e appassionata di make-up. Abbiamo deciso di fare questo video tag insieme, ipotizzando appunto di svegliarci e non trovare più i nostri trucchi, la nostra collezione di make-up. Quali sono quindi i 10 prodotti che andremo subito a ricomprare nel caso in cui appunto ci dovessimo svegliare un giorno e non trovare più la nostra collezione di make-up? Io ho selezionato appunto 10 prodotti. Partendo dalla base viso, vi mostro il correttore. Ho deciso di includere il Full Coverage Concealer di Kiko, ovviamente. Io ho la colorazione 01, ma ovviamente ci sono diverse colorazioni. C'è una mosca che mi sta tartassando. E mi piace questo correttore perché ha assolutamente una buona coprenza, è abbastanza cremoso ma va benissimo sia per le occhiaie che per le imperfezioni del viso. Il prezzo si aggira intorno ai 7,50 euro, quindi non è un prezzo esattamente bassissimo, però vi assicuro che dura tanto tanto tempo. Ha una scadenza infatti di 18 mesi e io non so esattamente da quanto ho questo prodotto, ma sicuramente diversi mesi, forse quasi un anno. E basta davvero pochissimo prodotto, ha una buona coprenza come vi ho detto, quindi assolutamente andrei a ricomprare questo correttore. Sempre per quanto riguarda la base, come fondotinta ho deciso di mettere sempre un prodotto di Kiko, il Soft Focus Compact, questo fondotinta compatto che si presenta in questo modo. Sopra c'è lo specchietto e sotto trovate il prodotto. Il prezzo è di 12,50 euro se non sbaglio, le colorazioni sono tantissime, mi piace perché è abbastanza leggero, non vi dà quell'effetto mascherone sul viso, ma vi dà veramente un effetto molto naturale, molto, molto soft, adatto sia per la sera che è soprattutto un effetto molto, molto leggero, semplice e carino anche per il mattino. E la coprenza è media, quindi potete utilizzarlo sia da asciutto che da bagnato ovviamente la coprenza sarà maggiore e quindi insomma io ve lo consiglio. Poi sempre per quanto riguarda la base, per quanto riguarda invece la cipria, ho deciso di includere la Fix & Matte Translucent Loose Powder di Essence, appunto la cipria trasparente di Essence. C'è davvero tantissimo prodotto per 3-4 euro di prezzo, ci sono 15 grammi se non sbaglio, 15,5 grammi di prodotto. Mi piace perché anche questa devo dire che è molto leggera sul viso, ovviamente se andate ad applicare troppo prodotto vi sbiancherà un pochino il viso, però se andate lì appunto a sfumare per bene con il vostro pennello non ci dovrebbero essere problemi. Fissa molto bene il trucco, io lo utilizzo in particolar modo insieme al fondotinta compatto di Essence e l'effetto devo dire che mi piace, il trucco dura abbastanza a lungo e opacizza anche molto bene il viso. Poi un altro prodotto che ho deciso di includere è la base occhi di Essence, ovviamente la Love Stage, questa qui. Devo dirvi la verità, questa è l'unica base per occhi che ho provato, ma mi sono trovata subito bene con questo prodottino, quindi mi sono fermata a questo per il momento. Ha un prezzo di 3 euro, 2,99 euro, c'è tantissimo prodotto perché io lo sto utilizzando davvero da diversi mesi e ancora non è terminato, ha una scadenza di 6 mesi, quindi siamo vicini anche alla scadenza, mi stava cadendo. E nulla, mi piace perché opacizza molto bene la palpebra, riesce a dare un bel colorito alla palpebra, nel senso che se avete anche dei minimi rossori, delle venuzze, dei capillari insomma un pochino evidenti, questo riesce ad opacizzare abbastanza bene la palpebra e a dare un colorito uniforme. Ovviamente riesce anche a far durare molto l'ombretto perché io assolutamente
con questo prodotto riesco a far durare l'ombretto anche per 10 ore. Mi è capitato di tenerlo per lungo tempo, il trucco, questa mosca mi sta dando veramente fastidio. E, insomma, riesce a far durare molto l'ombretto, quindi è un prodotto che assolutamente vi consiglio e che andrei subito a ricomprare. Per quanto riguarda invece le ciglia, ho deciso di includere questo mascara sempre di Essence, questo mascara nuovo della Multi Action, il Black is Black, questo qui con la confezione viola. Devo dire che questo è uno dei mascara migliori che abbia mai provato, e anche quello che ho indosso oggi. Mi piace perché dà davvero un colore nero intenso alle vostre ciglia, le allunga anche, dà volume, le separa molto bene, dura a lungo e l'effetto mi piace tantissimo perché è quasi l'effetto che possono dare le ciglia finte. E, quindi questo andrei subito a ricomprarlo per un prezzo di 3 euro. Poi, per quanto riguarda le labbra, ho deciso di includere questo rossettino di Kiko, questo qui della linea Creamy, il numero 388, e si tratta di questo color malva, secondo me stupendo, adatto a tantissime situazioni e anche abbastanza modulabile, perché con una passata è un rosino molto leggero, ma con più passate diventa invece un bel color malva molto, molto carico. Ve lo mostro sulla mano se siete curiose. Allora, faccio diverse passate per farvi vedere qual è appunto il vero colore del rossetto, ma anche il colore che con poche passate potete dare. Quindi vedete, è abbastanza modulabile. Io poi vado a sfumarlo anche con le dita se voglio avere un effetto più leggero e mi piace tantissimo. Questi rossettini durano a lungo, hanno un prezzo abbastanza economico, io li compro in offerta, questo l'avevo pagato 3 euro se non sbaglio. Le colorazioni sono tantissime e tutte veramente carinissime, istimeissime. Niente, insomma, andrei subito a ricomprarlo. Sempre per le labbra ho deciso di includere anche il burro cacao, ovviamente. Io ho deciso di includere questo qui dei Provenzali. Ormai sto utilizzando solo questi burro cacao e questo qui dovrebbe essere al karité, sì. Eccolo qui. Ha un prezzo di 2,90 euro all'incirca, ve lo consiglio perché idrata realmente le labbra, non è come i soliti labello, insomma, che le applicate e dopo un'ora sentite tirare le labbra. Questo qui idrata a fondo, non c'è bisogno di applicarlo più volte al giorno, io solitamente lo applico la mattina e la sera prima di andare a letto e devo dire che è sufficiente. E niente, quindi vi consiglio anche questi. Io devo dirvi la verità, preferisco quello all'olio di mandorle. Ma anche questo qui devo dire che è valido. Per quanto riguarda il blush, ho deciso di includere il blush della Essence, il Silky Touch Blush. Adesso lo vedete in questa jar perché purtroppo mi è caduto e si è rotto. Comunque questo è il numero 20 Baby Doll, ma anche gli altri devo dire che sono molto carini. Il numero 10 Adorable dovrebbe chiamarsi, il numero 30 Secret It Girl, una roba del genere. Comunque mi piacciono tanto perché in primis vi danno un bel colorito naturale, danno un bel colorito naturale alle guance e al viso, quindi non è un colore troppo eccessivo, troppo evidente. Inoltre durano abbastanza a lungo, io riesco a portarli anche un'intera mattinata e hanno un prezzo super economico. Infine ho deciso... Ah no, mancano dei prodotti. Per quanto riguarda sempre... per quanto riguarda invece il trucco degli occhi, ho deciso di includere la matita nera della Pupa, la Multiplay della Pupa. Ha un prezzo all'incirca di 13 euro, quindi un prezzo abbastanza elevato, però vi assicuro che questa è l'unica matita tra quelle che ho provato che dura tantissimo all'interno dell'occhio, è super scrivente, ha un tratto veramente deciso, adesso ve lo mostro sulla mano, ha un tratto veramente deciso. Eccolo qui, a me piace tantissimo perché, come vi ho detto, dura tantissimo all'interno dell'occhio, anche 5-6 ore, io l'ho portata un'intera mattina, un'intera serata e come sono tornata a casa era ancora lì, bella intatta. E, inoltre mi piace il tratto, mi piace la scrivenza, secondo me è una delle matite nere più buone, più valide che trovate in commercio. E infine, per quanto riguarda gli ombretti, ho deciso di mettere una palette, di includere una palette. Questa qui è della Sleek, come vedete, l'original.
Ho deciso di mettere questa perché alla fine penso che ci siano più o meno tutti i colori che non dovrebbero, tra virgolette, mancare nei vostri trucchi. Sopra c'è lo specchietto, anzi ve la mostro così, e questi sono i colori che trovate. Come vedete c'è una scelta abbastanza ampia di colori e mi piacciono perché sono super scriventi. Adesso cercherò di mostrarvene qualcuno. Sono veramente stupendi. Durano a lungo sulla palpebra, sono facilmente sfumabili, hanno un prezzo assolutamente economico e questi sono alcuni dei colori che trovate. E nulla, io andrei sicuramente a ricomprare questa, mi pulisco le mani, questa palettina di Sleek, ma anche le altre, Le Naturelle o le altre palette di Sleek, secondo me sono veramente valide, c'è un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Niente, questo era il video tag. Io vi consiglio di guardare anche il video di Trucchi in Accento di Vale. E niente, spero che vi sia piaciuto. Se volete fare anche voi questo tag, lasciatelo come video di risposta qua sotto. E niente, fatemi sapere come al solito cosa ne pensate. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto. Ciao!